Ciao, sono Samer, vengo dalla Giordania, un paese che sta diventando rifugio dei popoli in guerra attorno, come Palestina, Iraq e Siria. Già alcuni anni fa ho iniziato a lavorare con la Caritas Giordania, proprio per rifugiati. A quel momento erano rifugiati iracheni. E accanto a queste persone ho vissuto tanti volti della loro sofferenza, del loro dolore. E mi facevo sempre le domande attorno ai temi grandi, come la giustizia, la guerra, la pace, la verità. E sentivo una spinta forte dentro a trovare alcune risposte. Ho sentito parlare dell'Università Sophia, della sua novità. Mi ha attirato a studiare filosofia, politica, teologia, economia, anche se la mia prima laurea era in nutrizione. Ma sentivo che a Sofia avrei potuto trovare qualche luce. Mi sono affidata e sono partita. Per la prima volta ho sperimentato cosa vuol dire un'intelligenza collettiva, che si può pensare insieme e arrivare a capire insieme. Tutti noi, professori, studenti, ognuno di noi contribuisce non solo con quello che conosce o che ha, ma con chi è, con il suo essere. Questo si sperimenta nell'aula di studio, in lezioni, quando si studia, quando si discute, anche in altre attività, quando si gioca insieme, fa sport, si mangia, si pulisce, anche quando si litiga. Anzi, si sperimenta ancora più questo pensare insieme a confronto dei nostri limiti. Il secondo anno a Sofia mi sono iscritta all'indirizzo politico. Intorno a me c'era la pressione dei conflitti in Medio Oriente, anche sono di origini palestinesi, e sempre avevo dentro di me, e ancora ce l'ho, il dolore che vive il mio popolo. Dopo alcune discussioni con il mio relatore abbiamo visto che avrei fatto la tesi sulla non violenza, eppure non ero convinta, perché sono cresciuta in un ambiente che incoraggia la violenza come metodo per la soluzione dei conflitti. Personalmente ero convinta che non si poteva restare indifferenti, fare niente davanti agli atti che non rispettano i diritti o le dignità delle persone. Avevo sentito di alcune persone come Gandhi che hanno applicato i metodi non violenti per combattere le ingiustizie, ma li vedevo applicabili solo a certi casi, in certe condizioni. Non li vedevo nel nostro caso. Mi sembrava che nel nostro caso la violenza poteva essere una risposta. Però ho deciso di provare. Mi sono avvicinata a questo argomento a partire dall'esperienza del movimento afroamericano guidata da Martin Luther King. Ho cercato a rispondere alla domanda: può essere la non violenza un metodo universale? O si possano ricavare alcuni elementi da questa esperienza utili a tracciare una teoria politica della non violenza? Questo periodo di ricerca era davvero appassionante. Era un lavoro intellettuale vivente che oggi mi sembra di poter dire che il modo di pensare è cambiato. Da più di un anno sono tornata in Giordania e lì ho trovato quasi 1 milione di rifugiati siriani. Sono tornata a lavorare in Caritas, questa volta con rifugiati siriani. Lì ho cominciato a sentire l'influenza di Sofia. Per esempio, al lavoro, quando ci sono momenti di fare decisioni, quando ci fermiamo a riflettere insieme,
Le colleghe mi dicono spesso che il mio modo di ragionare li colpisce e anche li contagia. Mi fa ridere che anche alcune volte mi chiamano Socrate. Uno potrebbe chiedermi: hai trovato le risposte delle tue domande? Gli dico riprendendo le parole del mio professore: più che cerco le risposte, cerco di porre o formulare le domande giuste.